pomeriggio, sono Veronica Renzi dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Pasquale Romano, specialista in medicina nucleare. Parleremo del tumore della prostata e la sua diagnosi, la PET con PSMA. Buon pomeriggio, dottore. Buon pomeriggio Veronica. E la PET con PSMA, di che cosa si tratta essenzialmente? Beh, direi che costituisce ad oggi una delle metodiche strumentali non invasive più innovative ed accurate nella diagnosi del tumore della prostata e in quella che si può definire la sua stadiazione. Questa metodica consiste essenzialmente nell'acquisire delle immagini non solo della prostata, ma di tutto il corpo attraverso un dispositivo esterno che si chiama PET-TAC, appunto. E questo avviene previa preparazione del paziente attraverso la somministrazione endovenosa di un farmaco leggermente radioattivo privo di effetti percettibili. E questo farmaco è appunto denominato PSMA e conferisce il nome all'esame. Reca su di sé, una volta introdotto nel corpo, un atomo leggermente radioattivo che emette dei segnali che la macchina PET può individuare dall'esterno. Dopo un certo lasso di tempo dalla somministrazione endovenosa, questo farmaco raggiunge i siti di malattia, e quindi le sedi dove il tumore si è sviluppato, sia all'interno della prostata, sia che siano all'esterno di essa, come succede nel caso delle metastasi. E questo farmaco a quel punto invia dei segnali che la macchina dall'esterno decodifica, individuando la posizione del processo neoplastico. E quindi si capisce come il suo impiego è specifico nel definire la localizzazione intraprostatica della malattia, ed in questo campo diviene un complemento molto importante e confermatorio della risonanza magnetica multiparametrica della prostata, che è un'altra metodica dedicata. Ma viene anche inoltre e soprattutto, direi, utilizzato nella ricerca di eventuali metastasi, quindi per consentire un adeguato inquadramento dello stato di salute del paziente prima che questo inizi il suo trattamento vero e proprio, cosa questa che consente di attuare quella che oggi si chiama terapia personalizzata e quindi potenzialmente più efficace. Le posso chiedere quali sono i vantaggi della PET con PSMA rispetto ad altre tecniche di imaging nella rivelazione del tumore alla prostata? Beh, la PET con PSMA ad oggi rappresenta innanzitutto un'integrazione alla risonanza magnetica multiparametrica della prostata e nella corretta definizione delle localizzazioni di malattia all'interno della ghiandola. E allo stesso tempo costituisce oggi il più moderno strumento nell'identificazione precoce delle metastasi linfonodali e ossee. E in questo senso è superiore in un certo senso sia alla TAC che alla PET conculina, che è un altro strumento affine. E rispetto a questi due strumenti, questa metodica è oggi più sensibile. Riesce a essere superiore anche della scintigrafia ossea, che è certamente più nota, ed in questo campo è un esame che è più specifico. Sostanzialmente oggi la sua modernità sta anche nell'introdurre tutta una serie di vantaggi che sono sia complementari alle altre metodiche, ma anche che aggiungono quel qualcosa in più che oggi è fondamentale nella lotta contro il tumore. La ringrazio. E chi pensa che dovrebbe considerare di sottoporsi a una PET con PSMA e in quali situazioni è particolarmente raccomandata? Questa metodica è fortemente raccomandata in quei pazienti che presentano un carcinoma prostatico che si dice a rischio intermedio-alto. E quindi quali sono questi pazienti? Sono tutti quelli che al momento dell'esordio della malattia presentino un valore di PSA nel sangue uguale o superiore ai 20 nanogrammi, o quelli nei quali la biopsia della prostata ha già conferito un grado di malattia, il cosiddetto Gleason score, che è uguale o superiore a 7. E direi che la metodica è anche fortemente raccomandata in quei pazienti che sono già stati sottoposti a un intervento di prostatectomia radicale o di radioterapia, e nei quali si osserva una ripresa a crescere del PSA. E quindi si parla di quei pazienti che presentano quella che è conosciuta come la recidiva biochimica. In questi pazienti la PET con PSMA riesce con elevata probabilità a individuare precocemente i siti di recidiva di malattia. E direi che è anche raccomandato a tutti coloro che dopo aver fatto un intervento di prostatectomia radicale
trascorse circa 6 settimane dall'intervento, tardino a recuperare un PSA di zero, quindi che presentino ancora, nonostante il trattamento, un PSA che è uguale, o meglio, è superiore a 0,1 nanogrammi. La ringrazio. E quali sono i preparativi necessari per un paziente prima di sottoporsi a una PET con PSMA? Sostanzialmente questo esame non richiede una preparazione particolare. Diciamo, per motivi pratici si raccomanda un breve digiuno che può essere di 2 o 3 ore antecedenti l'esecuzione dell'esame vero e proprio. Poi il paziente si reca nel centro dove l'esame viene effettuato e la parte successiva, quella fondamentale della preparazione, viene eseguita direttamente nel centro in cui l'esame viene effettuato. Sostanzialmente la preparazione consiste nel posizionare una cocannula in una vena del braccio attraverso la quale viene somministrato questo farmaco, il PSMA appunto. E sarà necessario quindi attendere un periodo di circa 90 minuti, trascorsi i quali il farmaco si sarà ben distribuito all'interno del corpo, rendendo possibile l'effettuazione dell'esame vero e proprio. Il farmaco non rilascia nessun effetto percettibile e la radioattività che viene trasmessa al paziente andrà rapidamente e spontaneamente ad esaurirsi entro un periodo di circa 12 ore dal momento della somministrazione. Terminata questa preparazione di cui dicevamo, questa preliminare, si svolge l'esame vero e proprio, che è la scansione PET. Questo è un esame che si fa da sdraiati, molto semplice, e dura circa 10-15 minuti, quindi piuttosto rapido. Che il paziente fa, passa all'interno di questo tomografo PET, che è una macchina che nell'aspetto direi è del tutto simile a una TAC e certamente più ampia rispetto alla risonanza, che è una macchina con cui spesso i pazienti si confrontano per capire quanto può essere l'ingombro. In questo caso parliamo di un ingombro, di una, diciamo uno spazio interno superiore, che quindi è tutto vantaggio del COVID. Perfetto, e qual è il livello di accuratezza e affidabilità di questo esame nella diagnosi e nella sedazione del tumore alla prostata? Beh, come detto, questo è un esame particolarmente innovativo e molto efficace nel diagnosticare precocemente metastasi linfonodali o scheletriche del tumore della prostata. Diciamo che la letteratura scientifica ci dice, che questo oggi, è molto, diciamo, evoluto in termini di sensibilità, ovvero la capacità di vedere le lesioni anche quando sono molto piccole, e in termini di specificità dell'esame, cioè la capacità di poter attribuire al tumore della prostata ciò che l'esame ci rilascia nelle immagini. E in questi due campi molto importanti e sono fondamentali per la diagnosi, questo esame diciamo, esprime un'elevata accuratezza. E volendo citare qualche numero così rappresentativo della casistica, la maggior parte della letteratura dice che i valori di accuratezza, in questo caso sono tra il 75% e il 99%, rispettivamente riguardo alla sensibilità e alla specificità. Semplificando, possiamo dire che l'esame, certamente questa PET-TAC con PSMA, è oggi uno degli strumenti non invasivi più innovativi e più accurati di cui si dispone oggi nella lotta contro il tumore della prostata. E questo è vero sostanzialmente in tutti gli stadi della malattia. La ringrazio. Le posso fare una domanda extra? Certo, Ci sono certo. delle controindicazioni? Controindicazioni vere e proprie non ce ne sono. Direi che si tratta però di associare a questo esame delle precauzioni. In che senso? Il farmaco che viene somministrato non è un farmaco allergizzante, non è quello più noto denominato mezzo di contrasto, ma è una categoria farmacologica a sé stante, una sostanza che ha grossa affinità con la biologia. E quindi il nostro corpo non la riconosce sostanzialmente come estranea. In questo senso non dà un effetto percettibile, ma allo stesso tempo non ha delle azioni dinamiche all'interno del corpo che possano perturbarne la funzione. E la sua caratteristica, ed è qui l'aspetto per la quale poi è raccomandata cautela, è che per poter esprimersi e produrre immagini ha bisogno di recare in sé questo marcatore leggermente radioattivo. Quindi sostanzialmente ciò che l'esame riversa sul paziente è una certa dose di radiazione. Bisogna pur dire che la maggior parte degli esami di diagnostica, dalla radiologia tradizionale, dalla TAC, comunque espongono il corpo a una dose per quanto contenuta di radiazioni, quindi
Anche questo tipo di esame, questo livello di radiazione va erogata in funzione del rapporto tra il costo e il beneficio, quindi laddove, e quindi con un'accurata selezione del paziente che deve svolgere questo tipo di esame. E direi che l'altra accortezza importante è quella che va, diciamo, riservata alle persone con cui si verrà in contatto a fine dell'esame, in particolar modo. E, diciamo, dei giovinetti, bambini infanti o donne in stato di gravidanza. Nei confronti di questi soggetti che sono più delicati all'esposizione per le radiazioni, il paziente dovrà aver cura di mantenere una distanza, uguale o superiore ai 2 metri per circa 12 ore dal momento in cui il farmaco è stato somministrato. Questo per ridurre al minimo il rischio di esposizione di questo mancato. Mentre per quanto riguarda il contatto con gli adulti, non ci sono prescrizioni particolari perché l'adulto sopporta molto bene questo livello di radiazione. Benissimo, la ringrazio per il suo intervento Grazie e approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il dottor Pasquale Romano attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors.